E ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Partiamo subito con un mega start così, direttamente in instance, non mi ricordo, non so nemmeno quale tra l'altro. Draktaron Keep, che non lo so, non la faccio tipo da 20.000 anni questa instance. Ma con una grande novità, come avrete intuito dal titolo. Cioè che ho cambiato spec e mi sono rotto il cazzo di fare da tank, nonostante magari joini subito, eh. Però alla fine non mi interessa e ho messo Anoli. Perché mi piaceva sia che cambiare sia anche fare un po' più danni. Perché sì, devo ammettere che col tank da Blood, cioè, fai buchi, eh. Nonostante è appunto una specca da tank, quindi teoricamente non dovresti fare chissà quali danni. Ma quando in realtà invece ne fai abbastanza. L'unica inculata è che devo aspettare, tipo per questa coda ci ho messo una cosa come quasi 10 minuti e ho voluto proprio iniziare questo video con l'instance e mi sono messo in coda tranquillamente prima di iniziarlo, senza cioè vi ho risparmiato tutta la parte iniziale, insomma. E quindi partiamo direttamente così a tutta. Infatti sono andato a finire subito primo in DPS. Una cosa che ho visto in maniera molto forte è la potenza di AoE che c'ha questa spec. Se acchiappate i tasti giusti eccetera, fate un botto di danni AoE. In più ho appena visto il mio pet trasformarsi in un mostro gigantesco. Questa cosa è veramente una ficata. Eccolo, eccolo. Guarda quanto è cazzuto. Mi fa molto piacere che il mio video sulla mia storia, nonostante mi sia venuto più breve di quello che mi aspettassi, perché pensavo di aver parlato almeno 5-6 minuti, invece mi sono fermato a 4, però vabbè, meglio così, almeno me l'ha visto sicuramente più persone. E comunque ho visto che ci sono state parecchie visualizzazioni in poco tempo, ma soprattutto siamo arrivati tipo a 25-26 mi piace, che per me è un ottimo risultato, come dico ogni volta, quindi grazie mille a tutti quelli che l'hanno visto e che stanno guardando anche questo video, direi. Ah, adesso vengono giù dei tizi da quassù. Sono arrivato al 74, sì, sono al 74. E niente, la mia scalata al 110 prosegue in maniera lenta, direi, perché ieri anche mi sono messo a fare un po' di robetta sul Demon Hunter, che ancora dovevo praticamente finire tutte le quest l'artefatto iniziali, no? Quelle leggendarie. E adesso sono a Azzara. L'unica rottura delle palle è che per ora con la Noli non ho praticamente nessun GD da danno. Tranne appunto trasformare il mio pet in un mostro gigantesco, questo qua, sto cazzetto che sta qui vicino. Affanculo, speravo fosse un'arma, perché io l'arma non ce l'ho, non me ne frega niente, ho solo portato al 90 tutti i pezzi per livellare, tanto me ne frega un cazzo del resto. Attenzione, attenzione, il mostro gigantesco scuro antico, maledetto. Trasformiamo il nostro pet per l'ennesima. No, no, Fier, no. Ma non ce l'ho più il pet. Ma che cazzo è? Perché mi muore sempre? Ah, mi sa che quando lo trasformo crepa. Morto? Morto. E non ce l'ha dato un cazzo. No, comunque ho detto una cagata, non muore il pet quando lo trasformo. La malattia. E la madonna, il mega pool della vita. Tipo su questi pull proprio esprimo il mio massimo potenziale, perché con la 3, questa qui, metto tipo il plug, la malattia a tutti, e con questa, la C, faccio dei danni AoE, e più sono infettati e più danni prendono, insomma. Cioè se sono infettati prendono dei danni aggiuntivi. Quindi io faccio 3, infetto mezzo mondo, e poi faccio C, e faccio 6k di critico a tutti. È per questo motivo che faccio i buchi. Pum. Comunque io nell'altro giorno ho provato Frost, no? Perché dico, cazzo, non so, proviamo Frost, però mi sono reso conto che serve per forza la doppia arma, no? La doppia una mano, quindi tutto un cazzo. Quanto fa schifo la skin di questo tizio, cioè è bruttissimo. Guarda che schifo di spalline. Oh, siamo arrivati al boss finale, credo, mi pare sia questo, sì. Ah, adesso ci trasformiamo, questo è carino. Ecco, infatti. E dobbiamo ammazzarlo sotto questa forma, tipo, Madonna, era meglio l'altra forma, non faccio un cazzo di danni. Oh, ecco, siamo tornati. Ma mori, merda. Ma cazzo, non mi hanno fatto fare la quest. Non ce l'ho mai passato da queste parti. Ragnetto. Ma che cazzo sta succedendo? Dove sto andando? Mamma mia, sto buttando a caso ovunque. Vabbè, noi ovviamente ne riceviniamo un'altra. Riesco a montare qui? Ci riesco? Dai, è aperto. Guarda tu. Ma qui c'è un instance poi, che cosa? Azjolnerub. We'll be right back.
devo fare qualcosa su questa specie di anello mega gigantesco. Già che c'ho qualche quest item, non è vero. Questo mi sta attaccando come cazzo, si direi io. Levati al cazzo. Oh, attenzione. Vieni qui. Oggettivamente non sto capendo cosa cazzo dovrei fare qui. Con alta probabilità c'entra questo anello qui, ma non capisco. Intanto io stermino tutti qui per non sbagliarsi. Boh, mi sa che devo prendere un oggetto da uno di questi stronzi qui e poi utilizzarlo su quel ring. Bello. Ma cazzo però, sto ammazzando 200. Com'è possibile? Questo, questo, già questo. Ah, eccolo, 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 eccolo. Dai, capitano, cazzo, ciao. Questo ce l'ha. Ma allora l'ho già preso? Sì, ce l'avevo già preso, era questo. Ma vai, ma vai. Sto assorbendo le informazioni assorbite. Si torna. Può essere ci scappa pure il livellino? No, direi di no. E ok. Allora, ce ne abbiamo un'altra qua intanto. Madonna se sei lenta instance però, sei molto lenta. Voi mi direte, join a tank. E io mi dico col cazzo. Perché vabbè, alla fine almeno mi faccio più quest, faccio anche più soldi. Che non fanno mai male. Allora, devo liberare questi alberelli. Non mi toccate l'alberello, stronzi. Allora, dobbiamo utilizzare questo. Se non sbaglio, sì. Ecco. A posto. Abbiamo rafforzato i nostri alberelli. L'unica fregata è che prima, cioè quell'item, mentre li danno questi. Oh, ma che? Lui prima non mi ha attaccato. Ah, ah, perché alcuni danno con le buone e altri invece con le cattive, capito? Vabbè, non c'è problema. E anche il secondo l'abbiamo rafforzato. Basterà trovare l'ultimo stronzo. Ah, questo è stato corrotto. Me fra un cazzo. Sei elite, cazzi suoi. Ah, non mi sa angulato, perfetto. Riesco senza ammazzare gli stronzi vicino? Evidentemente no. E tre. Allora, qui dobbiamo fare esattamente la stessa cosa di prima. Però devo trovare... Allora, sicuramente so questi, dai. Sono sicuro che so questi, sì. Vi do un indizio. Quando cercate un nemico che vi dia un item per una quest, quando parlano, come questi che scrivono qualcosa, di solito infatti sono sempre questi. Perché sono quelli, tra virgolette, importanti, capito? Invece le merdine, le schiappette... Oh, sono anche livellato. Ho preso il gargoyle, sì. Le schiappette non dicono mai un cazzo. Informazioni, please. A posto. Via, andiamo a consegnare. Guardate un po' che sorpresina. Aspetta, però prima consegno tutto. Che tanto più o meno ci avete una trentina di secondi, mi sembra, prima di accettare. Tic. Allora, dobbiamo mettere anche il talentuzzo. Talentuzzo, questo no. Vabbè, prenderò questa dell'anti-magic shell e via. L'istanza che abbiamo beccato è Azul Nerub, quella appunto che l'ingresso che stava prima, abbiamo visto prima. Queste istanze sono proprio caratteristiche da questi ragni schifosi, che in realtà non sono manco ragni, poi non saprei nemmeno... Sono ragni non morti, perché sono undead. Dai, su, fai qualcosa, ok. Guarda qui! La potenza dell'AO, Dio mio, guarda lì. Andiamo ad affrontare con grande tranquillità il nostro primo boss. Sfoggiando il nostro gargoyle, direi. Finalmente abbiamo preso un altro CD. Madonna, sti boss sono troppo pippe. Oh, questi fanno cagare. Ah, parlando proprio di ragni, siamo esattamente su una gigantesca ragnatela schifosissima. E adesso infatti arriverà un ragno gigantesco. Che schifo, che schifo, che schifo. Eccolo, eccolo. Guarda che schifezza gigante. Mamma mia, che schifezza. Madonna, te sciottiamo, merda. Merdaccia. Spacco tutto. Affanculo. Dai ragazzi, su, basta cazzeggiare. Andiamo avanti. Veloci. E qui si vola. Ma come you can't use there? Dai, Path of Frost è acqua, perché non dovrei usarlo? Questi items però sono veramente molto corte effettivamente, perché questo è già l'ultimo boss. Io continuo a perdermi il mio pet, cazzo. Dai, con sto culone. Adesso va sottoterra, ecco. Adesso arriveranno dei cazzettini a romperci le palle, che sono totalmente insignificanti. Eccoli. Magari mi ricordassi, non so, anatomia, come mi ricordo i boss di livello 70. Eccolo
cazzone è tornato. Ciao. Questo potrei anche ninjarmelo tranquillamente. Che in realtà non sarebbe un ninja, ma una necessità. E difatti ce l'abbiamo preso. Ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per la visualizzazione come sempre. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.